Questa notte, sabato 10 marzo, intorno alle 2, è divampato un incendio in strada del Portone a Grugliasco tra un'azienda agricola e una società logistica situata nei pressi dell'inceneritore del Gervido. Ad incendiarsi un deposito di circa 36.000 bancali. Una grossa colonna di fumo si è alzata in cielo. Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. In una prima fase c'era il timore che il rogo potesse intaccare l'inceneritore, invece fortunatamente le fiamme non lo hanno raggiunto. Pare che sia andato anche in fiamme un capannone della cascina contenente rotoballe. Al momento non è chiaro da dove sia partito l'incendio. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e questa mattina sono ancora in corso quelle relative alla bonifica. Non si esclude che possa trattarsi di un incendio doloso.